agli studenti. Prevenzione è questa la parola d'ordine per fronteggiare la criminalità organizzata che è stata usata dal procuratore Franco Roberti della Direzione Nazionale Antimafia durante il convegno Obiettivo Legalità tenutosi nell'aula magna dell'Università di Fisciano. Per fronteggiare le mafie c'è bisogno di seguire una serie di percorsi virtuosi, ha detto Roberti, perché esistono numerose realtà di contrasto alle organizzazioni mafiose che, affiancandoci, rafforzano il ruolo svolto da noi istituzioni. Eppure Roberti si dice molto preoccupato per l'incedere dell'offensiva criminale, specie nelle grandi città. A Napoli si ammazza praticamente ogni giorno, ma anche nel Salernitano si sta registrando negli ultimi tempi una recrudescenza criminale dovuta in questo caso, dicono molti, dalla sete di vari personaggi di riempire spazi vuoti. La Campania, secondo lei, questa guerra di Camorra in atto a Napoli, soprattutto questa microcriminalità che continua a espandersi invece nel Salernitano, quanto può essere preoccupante? È assolutamente allarmante e preoccupante. Peraltro la microcriminalità e come le baby gang che impazzano per Napoli sono fenomeni, quest'ultimo almeno, abbastanza nuovi, che poco hanno a che vedere con i vecchi modelli camorristici a cui siamo abituati a contrastare. Quindi lo Stato si deve attrezzare per, anche in questo caso, per prevenire le attività criminali dei giovani, e qui entra in gioco non solo la giustizia ma la scuola, la società, lo sport, tutto quello che serve a togliere i ragazzi dalla strada, a dargli una obiettivo, una speranza di vita. Della questione criminalità, e lasciando anche un pensiero sull'agro, visto che ha ricoperto il ruolo di sindaco ad Angri, ha parlato il prefetto Umberto Postiglione dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati. Purtroppo questo tipo di presenza articolata nelle forme che i tempi consentono, una volta c'erano le grandi organizzazioni criminali, sono state scompaginate, oggi la criminalità galleggia insomma, anche su questi fenomeni che coinvolgono la paranza dei giovani e altre assurdità del genere. Io penso che però ci siano delle condizioni difficili che non consentono alle forze sane della società di emergere facilmente, quindi questo è un braccio di ferro che continuerà purtroppo, credo, ancora a lungo, anche se l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine è evidente, in quanto c'è una massa continua di scoperte, di arresti, di processi, però insomma dall'altra parte c'è il lago del disagio che produce continuamente nuove leve per questo mondo deviato. Un ultimo pensiero al suo agro nocerino sarnese, mi sembra che non stia vivendo un momento felicissimo anche dal punto di vista culturale. Avevo le idee più chiare quando facevo il sindaco ad Angri, insomma, e già allora la situazione era complicata, però devo dire che c'era una intesa fra i sindaci con grazie a quello sforzo comune che facemmo e che ha lasciato segni in tutte le città dell'agro, del patto territoriale, insomma, che è stato un esempio anche a livello europeo, quella nostra. Tutti non vogliono, ma poi tutti ci salgono su. Vabbè, beati loro, insomma.